E benvenuti in questo nuovo vlog. Adesso i bambini si stanno preparando per che li porto a scuola. Manuel e Giorgia sono già andati a prendere il pulmino. Io adesso mi do una lavata ai capelli che Pia, finché Pia dorme, poi le preparo il latte. E niente, poi ci devo andare a ritirare la carta d'identità di Manuel in comune e mi sembra basta. E poi torniamo a casa. Ah, devo andare a pagare i pasti per Gabriele, Sabrina e Giada e poi torno a casa così faccio i lavori. Eccoci qui, ho portato i bambini a scuola, adesso sto dando da mangiare a Pia, che non prende solo il mio latte, ma prende sia l'artificiale che il mio. E poi stamattina mi sono truccata, mi sono messa un po' di matita, perché appunto questo vlog vi spiegherò un po' cosa ho deciso di fare le modifiche che ho deciso di apportare dopo aver passato un periodo non troppo bello in cui ne ho risentito parecchio fisicamente perché mangiavo, sono abbuffata, sono andata spesso e volentieri McDonald's, giapponese così, sono ingrassata parecchi chili, praticamente sono tornata al peso di fine gravidanza. E quindi bisogna rimettersi un attimino in sesto perché così non va proprio bene. La prima cosa ho deciso è che tutte le mattine mi devo mettere la matita negli occhi, che è poco perché a me non piace molto truccarmi, però già dà un aspetto, cioè diverso. Mi vedo diversa io. E poi anche per il fatto del vestire, ho riniziato a mettere le mie scarpe alte, non sono col tacco, sono delle scarpe con la zeppa che abbiamo preso dai cinesi un po' di tempo fa, 10 euro. E vi lascio poi la foto di qua e ve le faccio vedere. E quindi ricomincio appunto da questo. E poi appunto vorrei ricominciare a fare un po' di esercizio fisico perché l'ho mollato e anche e soprattutto andare a camminare insieme, magari a Pia al mattino quando siamo da sole, sarebbe una cosa bella. Mi sono fermata perché la ragazza che è passata si è messa a fare stretching proprio qui davanti, quindi ho smesso un attimino. Mi sembrava di conoscerla e invece poi non la conoscevo veramente. Pia nel frattempo intanto ha finito il latte, così adesso poi prendiamo il passeggino, lasciamo la macchina parcheggiata qui, andiamo fino in posta e poi torniamo su in comune. E niente, poi andiamo giù a casa, riprendiamo il passeggino e no, niente, io mi devo andare a cambiare le scarpe, altrimenti muoio. E poi andiamo a camminare una mezz'oretta. Eccoci pronte, Pia sul passeggino, con la sua copertina, il suo giubbottino col cappuccio e andiamo! Eccomi qui, allora è stata una salita difficilissima da fare, e siamo andati in comune, ho preso i pasti, ho ritirato la carta d'identità di Manuel e niente, adesso io e Pia andiamo a casa, non vado a camminare perché ho fatto già la salita, a scendere e a salire, stavo morendo. E poi comunque perché si è fatto tardi, lei ha sonno, quindi devo andare a casa a farla dormire e poi faccio i lavori. E lì vi faccio vedere quello che faccio. E intanto vi racconto, mentre lei si addormenta, una nuova organizzazione per quanto riguarda le faccende. Quello che sto seguendo e vi spiego a grandi linee e poi sotto nell'info box vi lascerò il link per i gruppi Facebook e niente, ci vediamo tra pochissimo. Eccomi a casa,
Pia è qui. E niente, praticamente vi volevo dire, sto seguendo un programma di pulizia che sicuramente conoscete in tante, è a step, e da qui sicuramente molte di voi hanno già capito di cosa sto parlando. Si chiama Fly Lady, vi lascerò il link sotto, come vi ho detto prima. E niente, finora va bene, comunque questi baby step ti aiutano a instaurare queste routine. E io mi sono un attimino fermata perché ho cercato di installare bene le prime routine, no? Per farle mie bene. Ho visto che adesso le faccio sempre tutti i giorni, quindi voglio andare avanti. E sono arrivata allo step 10. E niente, lì come vedete c'è un sacco di casino perché devo sistemare, perché al mattino si appoggia tutto lì sopra e poi devo sistemare. E niente, adesso aspetto che lei si addormenta e poi metto in ordine e faccio appunto i miei step. Ho trovato un'applicazione molto bella che mi permette di segnarmi le cose che devo fare. Tutti i giorni, no? Le ripete da sola, anche a cadenza settimanale o certe anche a cadenza annuale. È molto comodo. E poi, sempre che fa parte del gruppo Fly Lady lo sa, c'è anche quello per il menu settimanale, ci sono 5 step e ho provato questo metodo qui, si chiama Baby Step Menu e in effetti è molto più facile quando crei poi il menu, se tu segui questi step qui, li segui una volta e poi vai avanti dritto come un treno, non è che tutte le volte li devi rifare. Però ti aiuta molto. Poi i primi 3 step praticamente sono di preparazione, ok? E poi gli ultimi 2 sono per fare proprio il menu vero e proprio. Una volta che hai fatto i primi 3, tu ogni settimana vai a rifare essenzialmente solamente l'ultimo. Quindi una volta che hai fatto i primi 4, diciamo, tutte le settimane vai a fare solo l'ultimo, quindi la creazione proprio del menu vero e proprio. Perché i primi 4 ti aiutano a semplificarti la vita per poi fare l'ultimo, quindi creare poi il menu e decidere quello che mangerai quella settimana. E anche questo qui io vi consiglio di andarlo a vedere perché veramente mi ha aiutato un sacco. Anche di questo gruppo vi lascio il link sotto, nell'info box. E quindi anche questa qua è un'altra novità di quelle di cui vi parlavo. Il menu, la preparazione del menu è cambiata. Sostanzialmente il regime è lo stesso, nel senso che se prima era comunque, da quello che ho capito io nel piano alimentare che aveva Manuel, che a ogni pasto bisogna mangiare cereali, proteine, verdure e la frutta. Possibilmente variando il più possibile, sia i cereali che le proteine. E quindi così facciamo, anche senza seguire proprio alla lettera quello che era scritto lì. Perché comunque così veniva un po' più complicato. Invece così rimane molto semplice. Uscendo poi tutti i giorni, compro la sera, mentre Manuel o Giorgia sono a sport, noi andiamo a fare la nostra commissione, andiamo a prendere quello che mi serve per il giorno dopo. Per esempio stasera compriamo, vabbè, quello per stasera perché è una cosa veloce da fare, quindi posso prendere anche stasera per stasera. Altrimenti prendo stasera per domani e così tutte le sere. L'unica sera in cui compro di più è il venerdì perché poi il sabato e la domenica loro non hanno sport, quindi non usciamo. In questo caso, in questa settimana in particolare, sarà giovedì. Giovedì comprerò per venerdì, sabato e domenica. E niente, per il momento mi sembra ottima come cosa. Scendendo tutti i giorni in città dove ci sono i supermercati, mi sembra assurdo
perdere una mattina dove è il momento in cui riesco a fare più lavori in casa per andare a fare la spesa quando sono giù tutti i giorni. Perché una volta porto Manu, una volta porto Giorgia e sono giù tutti i giorni, quindi è meglio così. E boh, adesso lei si sta addormentando, appena è addormentata bene bene, vado a fare i lavori e vi faccio vedere quello che faccio. Nel frattempo vado a fare una partita vado a colorare un disegno. Ve lo metto poi, ve lo faccio vedere il disegno che ho colorato. Comunque, chi mi segue su Instagram, giù nell'info box c'è il nome e può vedere anche lì quello che, diciamo, in tempo reale, quello che succede, quello che facciamo, quello che pubblico. A dopo. Io questo l'avevo coperto, ma lei lo tira su e si mangia la cinghia. Hanno un colore davvero bello, ma non so se durerà. Gli altri li hanno tutti marroni. È un bellissimo colore, azzurro, marrone, verde, non si capisce. E tutti i colori ce l'hai gli occhi, eh? Eh sì. Bianchi, sei una bambina stipendia. Dopo glielo fai vedere come vai veloce sull'altra seggiolina, ok? Perché nel pezzo di video di prima si vede solamente la cima della sedia che dondola e basta. Dopo glielo fai vedere, adesso la mamma fa la pappa, ok? Bene, tu l'hai già fatta. E adesso la fa la mamma, sì? Eccoci, come avete visto abbiamo piegato i panni mentre Pia dondolava allegramente sulla sua seggiolina, guardate. E fa tutto da sola. E adesso ci prepariamo, io mi vesto e mi vado a rimettere di nuovo la matita e poi andiamo su a scuola.
a prendere Gabriele, Sabrina e Giada, giusto? È vero? Ah, ma com'è bella questa bambina! È un po' messa storta, veramente. Eccola qui, bella diritta. E niente, quindi adesso ci andiamo a preparare così usciamo. Ed eccoci qui alla fine quasi di questa giornata. Abbiamo portato Manuela Box, adesso siamo a riprenderlo. Nel frattempo siamo andati a buttare via i vestiti, io in a fare la spesa e lui in parafarmacia. Da solo. E adesso aspettiamo Manuel, poi andiamo a casa e prepariamo la cena. Per oggi finisce qui questo vlog. E siete stati nel mio telefono. E ci vediamo domani con un nuovo vlog, Come? Un nuovo Ciao. Video. Ciao! Ciao.